Scratch vi è offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man. Biondo Fraccaro di Riese, Pio X, 150 metri il vantaggio di Simone Fraccaro. Mentre la staffetta del giro è già arrivata qui sul traguardo. Rettilineo conclusivo per Fraccaro, che è ormai in vista del traguardo. Botta vincente in contropiede per il bravo atleta veneto, che può terminare con le braccia alte, mentre ora c'è lo sprint per il posto d'onore. Vediamo che c'è Lada che si aggiudica il secondo posto, mentre Basso batte nell'ordine De Vlamin, Gagavatti, Ballinella e Polidori. Love is an angel disguise. Simone Fraccaro, il vincitore a sorpresa della 18ª tappa, intanto di riepilogo l'ordine d'arrivo. Vincitore a sorpresa Simone Fraccaro, che a circa 3,5 km dalla conclusione è riuscito a piazzare la botta giusta. Come è nato? Abbiamo visto scattare in una curva in salita. Prima di me è partito Francioni, mi sembra, e Rossignoli. Siccome c'era un po' di salita, si sono piantati, visto così ho reagito io e è andata bene, insomma, ho preso un po' di metri. Prima di te e prima del tuo tentativo c'era stato un tentativo di un gruppetto di 6 o 7 uomini, però forse non c'era stato l'accordo sufficiente. Beh, forse in pratica appena si è esaurito quel tentativo, tu in contropiede in quella curva in salita sì. Ho approfittato del raggruppamento di tutti i corridori, perché quando succede così, di solito quando si prende una fuga il gruppo ha un rallentamento, certo, e si cerca di cogliere il momento più opportuno. Beh, a dire la verità, un po' questa gara la sentivo, perché arrivo nelle mie parti, insomma, e già avevo studiato bene il percorso, sapevo come andava a finire, insomma, come erano gli ultimi chilometri, certo, no? Le tue caratteristiche sono di fatica, sono di finire, no? Amici di Scratch, ben ritrovati in questa giornata primaverile, dove tutto ci si può aspettare tranne che una copertina in bianco e nero un po' datata. C'è un motivo, insomma, raccontiamo in questa piccola clip la vita di un corridore che non è stato forse immenso, ma è stato un grandissimo gregario, dove nel suo bagaglio ha saputo poi dopo raccontarsi una vita che è stata veramente una grande vita. Ma sveliamo dopo il personaggio. Intanto saluto Elenia Lazzaro. Ma non si può vedere, sembra una mimosa. Ma stava tutta gialla, Elenia. Ma non ti si può guardare. Ma non è vero, anche perché mi hai detto che devo mettermi le giacche. Allora sì, vabbè, ma io devi avvertirmi, io mettevo gli occhiali da sole, perché guarda, veramente sono. Ma va, che sono in veste primaverile. Ah, primaverile, hai visto che belle giornate che ci sono. Ma quante soddisfazioni. Ma sai che dovremmo fare la Nove Colli? Lo sapevi tu? Tu non lo sapevi? Io lo sapevo, però insomma, lo speravo. Ma perché faccio? Perché così ti fanno lavorare un po' anche a te, invece vado sempre via io, scusami, almeno per delle volte viene. E Zappacenere settimana prossima sarà qua. Zappacenere sarà qua, e tra l'altro volevo anche ringraziare tutti i miei fans che mi hanno scritto su Twitter dopo la puntata che abbiamo parlato della Roubaix. Ma stai attento, ma perché a te ti twittano? Perché tu Twitter neanche ce l'hai, quindi. Beh, io non twitto, non ce l'ho. No, ma ogni tanto vedo, ma non sono capace, faccio fatica. Ti insegnerò oggi, sì. Faremo un corso, lo mettiamo su YouTube. Siamo anziani. Come siamo usare anziani. I social network. Bene, con Siamo Anziani, che anziano non è, presentiamo il nostro ospite. Grazie Simone Fraccaro, grande corridore, per essere con noi. Hai visto queste immagini in bianco e nero? Io quando poi vedo Giorgio Martino,
e sento la voce di De Zan, mi si apre il cuore perché sono stati 4 anni della mia vita in Rai con questi due grandi personaggi che mi hanno insegnato tutto, insieme anche a Giacomo Santini, che sapevano raccontare con quella poesia il ciclismo. E nei racconti incalzanti di Zan diceva: questo ragazzo faceva esprimere l'umiltà di quel ragazzo che con 150 metri di vantaggio arrivava poi a vincere una gara importante come quella di Longarone. Cosa hai sentito dentro quando hai visto queste immagini? Beh, è un ritorno della memoria del ciclismo. Questi personaggi tipo De Zan e Martino sono stati tutta la mia carriera. Anzi, avevo una buona amicizia, specie con De Zan. E diciamo che mancando De Zan nel ciclismo è mancato un campione. Sì. Attualmente seguo ancora molto il ciclismo, però non sento quell'atmosfera che creava lui. Cosa dice di interessante, Eleni? Atmosfera. Guarda, sono cresciuta ascoltando Adriano. Ma non per nostalgia. No, ma è proprio per me, a parte la sua voce, è come Bruno Pizzul quando nel calcio, no? C'hai queste voci che tu cresci ascoltando queste voci e quindi dava quel tocco di magico, no? Anche di emozione. Sì, di emozione. Simone, però tu hai raccontato, questi hanno saputo raccontare il ciclismo, ma voi vi sapevate anche raccontare, perché onestamente tu non sei stato un fenomeno assoluto, sei stato un gran bel gregario che forse hai raccolto meno di quello che hai investito in quanto corridore. Potevi fare molto di più, potevi avere molto di più. Beh, diciamo che tutti dopo una carriera dicono: potrei aver fatto questo, potrei aver fatto quello, perché il ciclismo è uno sport che non perdona, quando fai un errore lo paghi. E diciamo che la carriera che ho fatto per me è stata sufficiente, abbastanza buona, insomma. Tu hai partecipato per il tempo alla Roubaix, anche alle Fiandre. Tu oggi ti occupi di vestiario, di abbigliamento sportivo, no? Sei un nostro partner. Io credo che tu sia il nostro partner da 20 anni, quindi voglio dire dagli albori di Scratch. Ma i mezzi tecnici, perché mi viene in mente che la scorsa settimana ho guardato anche su Facebook la tua intervista, che l'ho reputata interessante. Consiglio di... Beh, sì. Che addirittura questi era un po' te l'hai... però, lo diciamo, sì. Per chi l'ha vista, era di 2 anni fa, certo, però insomma, la bicicletta la tecnologia mi diceva che con le nuove biciclette anche il pavé è quasi come andare su una strada asfaltata, questo forse era un po' eccesso, però con che bicicletta andavate a quell'epoca, oggi è tutta un'altra cosa. Beh, adesso io non so con i mezzi di oggi se hanno questi grandi vantaggi. Si cercava anche noi di organizzarci al meglio e di avere le gomme speciali, avere un po' di organizzarci, però la cosa che serviva per superare il pavé in una Roubaix erano le gambe, non c'era nient'altro. Potevamo avere qualsiasi telaio, qualsiasi cosa, se c'erano le gambe che spingevano si raggiungeva quella velocità che si riusciva a superare bene il pavé, altrimenti sembrava di andare contro un muro. Ho provato sia la sensazione di avere le gambe che andavano e sia quella che non andavano, due cose completamente diverse, non c'erano biciclette che tenevano. Cioè, quindi andare di più voleva dire anche, diciamo, fiaccare queste buche, riuscire quasi a planare. Certo, mantenere una velocità costante e forte in maniera di superare il pavé. Quando si è ben preparati con la gamba giusta si riesce a superarlo bene. Abbiamo visto Nibali l'anno scorso al Tour come l'ha superato. Aveva le gambe a posto. Lì non è questione di bicicletta, è questione di atleta. E queste sono parole che mi fanno morire, nel senso che è vero. No, ma è vero. Poi l'uomo apriamo e chiudiamo una parentesi. L'uomo c'è sempre, ma senza far nomi ci sono state delle aziende che hanno lanciato dei prototipi solo per la Roubaix. Ma non mi pare abbiano fatto tutto questo gran risultato, perché vedevo solo corridori che scaraventavano le bici e cambiavano con le bici normali. E tra l'altro, se andiamo a vedere, a analizzare un po' le bici dei big, erano delle bici da ciclocross modificate per la strada. Quindi principalmente con i freni sopra, insomma, molto simili alle bici da ciclocross. Quindi. Abbiamo estrapolato una bella intervista di Christian Bon su Gibo, il grande Gibo Simoni, che poi dice, tra le altre cose, che si è ispirato ai modelli tipo Fraccaro,
lui era, mi pare, nipote di Moser, sì. E in qualche maniera Moser è stato per lui una fonte di grande ispirazione. Ecco, e ci racconta proprio dalle sue parole il valore dell'uomo, perché poi dopo uno può essere anche un campione, tra virgolette, ma se non ha nulla di carismatico o nulla da dimostrare dopo essere stato campione, credo che insomma tutto il palco crolli inesorabilmente. Quindi sentiamo Gibo Simoni che ci racconta un po' le sue esperienze e soprattutto perché è andato anche lui in sella. Gilberto Simoni, partiamo dalle prime pedalate all'ombra della gigantesca famiglia Moser. Ma diciamo che più che all'ombra di Moser è stato il mio idolo, no? È stato quello che con le sue emozioni, vincendo il Giro d'Italia, il record dell'ora, la Milano Sanremo, mi ha regalato questa emozione, mi ha regalato questa spinta per cominciare a salire su una bicicletta e poi piano piano anche a provare a correre. È stata un po' una conseguenza. Prima andare in bici correre e scorazzare per i paesi in nome di Moser e poi provare a competere per cercare magari di eguagliare quelle emozioni correndo in bicicletta. Quali sono i primi ricordi, le prime emozioni di un bambino che sale in bici? Ma sono contorte perché insomma quando vedi un gruppo di ragazzi, 100 ragazzi alla partenza, insomma l'emozione è grande, c'è paura anche, no? Perché insomma quando sei sulla bicicletta bisogna stare attenti. Cadere in bicicletta non è mai bello, però la paura, la voglia era più grande della paura e allora piano piano poi devi imparare, devi capire, devi captare come si muove il gruppo, come la logica di come stai insieme ai tuoi compagni, coetanei, ragazzi e piano piano poi dopo tu ne fai parte, se ne fai parte insomma ti senti già, ti sei già uno di loro e ti senti già più sicuro. Ripercorriamo gli esordi agonistici, ricordiamo che lei non è stato un campione fin da subito e che anzi ha faticato parecchio per finire le corse davanti. Beh, sicuramente io non ho cominciato molto presto, anche se esordiente, insomma è comunque una categoria di ragazzi e all'inizio mi mancava l'esperienza, però la voglia era tanta e cercavo almeno di finire le corse e quella era importante, insomma. Certo avevo con me già dei ragazzi che correvano da diversi anni, erano più maliziosi, però diciamo che appunto per me ha prevalso sempre la passione, insomma, quella voglia di andare in bicicletta e la competizione insomma era quel qualcosa che arrivava la domenica, ma penso che le mie gare erano soprattutto durante la settimana, poter finire la scuola e saltare sulla bicicletta e farmi un giro. Che cos'è stata per lei la salita? La salita è stato il mio campo di battaglia, insomma io sono un po', sono nato in mezzo alle montagne, sono cresciuto e sono diventato scalatore, penso grazie anche a loro, insomma, e quindi insomma quello è il mio terreno di battaglia. Lei ha vinto tappe in tutti e tre i grandi giri del ciclismo mondiale, c'è qualche altro traguardo che avrebbe voluto raggiungere? Ma sicuramente traguardi importanti che avrei voluto fare. Ce ne sono, insomma, credo che sono più le corse che ho perso che quelle che ho vinto, però io guardo soprattutto quello che ho fatto, ho vinto 2 Giri d'Italia, sono salito 7 volte sul podio, insomma, alla fine non ho esaudito il mio più grande sogno che era quello di ragazzo di investire la maglia rosa, perciò non posso chiedere di più. 2000 corse, 6 anni in sella una bicicletta, cosa pensava quando era in gara? Quando sei in gara i pensieri sono tanti, insomma, però deve esserci solo la volontà, quella di vincere, perché sei lì per quello, insomma, la vittoria la costruisci giorno per giorno, non è una cosa che decidi la mattina, oggi vinco e quel giorno lì arriva, perciò insomma ogni cosa parte da lontano, però parte sempre con lo spirito di aver voglia di fare di più e di continuare. Com'è cambiato il ciclismo da quando Gilberto Simoni correva e vinceva? Ma il ciclismo cambia come cambia la vita, insomma, ci siamo modernizzati, anche le biciclette sono diventate moderne. Quelle del 70 non sono quelle dell'80, quelle del dopoguerra non sono le biciclette adesso, quindi insomma il ciclismo cambia nella tecnologia, però credo che la fatica, l'impegno e la volontà rimangono sempre quelle, insomma, perciò la passione non sia cambiata.
C'è un corridore che le piace particolarmente oggi? Ma io credo che il corridore mi piace moltissimo è Sagan, perché è un genio della bicicletta, insomma, sa creare veramente emozioni anche guidando la bicicletta, no? Credo che, insomma, a me piace lui. Io tifo Sagan. Che cosa le ha insegnato il ciclismo? Ma il ciclismo ti insegna a diventare grandi, e quando sei grande ti insegna a rimanere giovane, perciò, insomma, credo che sia questa la formula magica del ciclismo. Parliamo della bicicletta, un mezzo tecnologico sofisticatissimo che però va avanti con la spinta del motore delle gambe, un mezzo che serve per sognare e per volare. Ma sì, la bicicletta, tu sei il motore, no? E con quel motore puoi veramente andare lontano, e questo è un po' che ti spinge ogni giorno a far meglio, andare più veloce, andare più lontano, andare più in salita, e quindi, insomma, ogni giorno puoi trovare una sfida anche al di fuori della corsa, anche una sfida nel tuo orgoglio, no? nel tuo modo di fare, nel tuo modo di vivere. Quali sono le passioni di Gilberto Simoni quando non va in bicicletta? Quali sono i suoi interessi? Ma interessi, questa è una domanda che no, a me piace tutto. In realtà ancora oggi mi piace vivere a bicicletta, preferisco un invito a fare un giro in bicicletta che un invito a cena. Concludiamo, un messaggio ai bambini che si avvicinano a questo sport. Ma per i ragazzi la cosa importante, insomma, è che seguono il loro cuore, insomma, che sia ciclismo, che sia calcio, che sia uno sport, insomma, che lo facciano con quella passione che li aiuta a crescere e che li aiuta un po' anche a essere forti, no? Perché nello sport come nella vita bisogna essere un po' forti, forti di carattere, perché prima o dopo arrivano anche un po' le difficoltà, no? E in bicicletta impari a perdere, vinci, così sarà anche nella vita, perciò, insomma, è giusto cominciare dallo sport perché è anche divertimento. Gentile pubblico di Scratch, ben rientrati in questa sorta di studio, è vero. Allora, Gibbo dice una cosa, anche lui, come tanti, si sono messi in bicicletta perché qualcuno di voi a quell'epoca era un modello. Adesso, Simo, parliamoci qua. I modelli negli altri sport sono sempre abbastanza a rischio, perché nel calcio, li vediamo, sono molto aleatori. Ancora il ciclismo riesce a conservare questa natura, cioè, nel senso, Pantani prima. Adesso abbiamo una grande chance con Aru, con Nibali, con... vogliamo parlare anche di Marcato, perché era giusto anche nominarlo, anche se ha qualche anno in più, però ancor più perché ha qualche anno in più può essere un testimone importante, un testimone spendibile. Nel ciclismo regna ancora questo contatto, questa vicinanza con la gente normale. Beh sì, è uno sport dove uno, per cementarsi, deve avere una grande passione, e quella viene guardando i campioni, guardando quelli che hanno creato una fantasia, che hanno dato qualcosa di più in maniera, di, insomma, il personaggio, il Pantani, diciamo ai miei tempi il Fausto Coppi, il Lady Merckx. Tu perché hai fatto il bicicletta, scusami, perché arrivai da quei periodi? Ma perché al mio paese ce n'era uno che andava molto forte, vedendo questo che andava così si provava ad andare in bicicletta per vedere se si andava come lui. Poi ai miei tempi c'erano i Merckx, già io ero un ragazzino che pedalava e vedevo Merckx che andava così forte. E quando hai corso con lui? Mi è sembrato di scontrarmi con un drago. Cioè, ho visto questo personaggio che già parlava poco. Non si riusciva a capire il personaggio chi era, se era un cannibale, come dicevano, o se era una persona... molto semplice, e poi alla fine ho scoperto la semplicità della persona. Ecco. Era una grandissima persona, forse timido anche, ma quando saliva in bicicletta diventava un mostro, faceva paura. Adesso raccontiamo un po' delle Gran Fondo. Io prima ti ho accennato, Ilenia, dell'importanza della Nove Colle. Io per le Gran Fondo non divento pazzo, perché credo che a sto punto le Gran Fondo avranno molto successo, perché c'è una grande, purtroppo, penuria di gare che poi contano nel panorama su strada.
organizzare su strada, abbiamo visto, costa molti sacrifici, qua bisogna interrogarsi, e la gente si rivolge un po' alle Gran Fondo e dice almeno così forse non bagniamo. Anche le aziende soprattutto. E anche le aziende, perché comunque porta un grande valore aggiunto di pubblico. Quindi ragionando in termini di Gran Fondo, io so che tu Simone stai preparandoti a fare la storica come momento anche di chiusura, nel senso negli anni della memoria della Grande Guerra si cerca anche di andare a raccontare tramite il Grappa e fare che il Grappa dica delle cose. Noi abbiamo fatto un documentario qualche anno fa proprio per raccontare i siti della Grande Guerra in maniera molto poetica, perché dove c'è guerra ci sono vittime, e poi devo a parlare dove ci sono malesseri ci sono persone che muoiono. Vogliamo ricordare tutti che insomma più di 1000 persone, perché alla fine parlo di 700 cristiani normali come noi, che scusate il termine, vanno a gabinetto come noi e quindi hanno il diritto di essere felici esattamente come noi, e quindi tutti quanti quelli che vogliono fare i western, sentiti quelle cose esagerate, affondiamo le barche, anneghiamoli, bisogna aver timore. Io dico, ho scritto una cosa su Facebook a tutti coloro che hanno la risposta in tasca, di andare a leggere i proverbi della Bibbia. Ecco, se credete in Dio tremerete, perché vuol dire proprio non aver capito nulla. Detto questo, le Gran Fondo, siccome tu, caro Simone, farai 3 percorsi sul Grappa, accontenterai un po' tutti, cioè da 90 km, da 100 e passa km, poi per i big, quelli che hanno gambe, 200 km. Ecco, intanto voglio chiederti a te i percorsi, poi dopo racconteremo l'altra storia, che secondo me è attinente. A storica vuol dire cosa intanto? Ma diciamo che è una parola abbastanza veneta, diciamo. È come dire, siccome si parla di storia dei 100 anni della guerra, i veneti andiamo a fare a storica, andiamo a fare a storica. In poche parole è uscita così, semplicemente, tra amici. Era da parecchio tempo che io volevo organizzarmi come azienda in una Gran Fondo, però so che è molto anche complicata. Sì. Ci sono le strade, i comuni, tutte le leggi che ci sono al giorno d'oggi creano molte difficoltà. Da solo è difficile da organizzare, anche se è un'azienda buona, bene organizzata, avevo bisogno di qualcuno che mi dasse una mano. Ho incontrato queste persone di qui di Bassano del Grappa, Rino Piccoli, con altre persone, con uno staff che erano intenzionati anche loro alla stessa organizzazione, abbiamo detto proviamo a partire. L'occasione è giusta perché scade quest'anno il centenario della guerra, poi i percorsi volevo avere la possibilità io di sceglierli, perché avendoli fatti in bicicletta, certo, li conosco molto bene, infatti andiamo a fare un percorso breve, lo chiamiamo, abbastanza panoramico, collinare, colline di Asolo, perciò anche turistico. Poi c'è un secondo percorso dove andiamo ad affrontare una salita che a me sta sul cuore da tanto tempo, infatti anche ora che non ho più la forma di allora vado ogni anno a farmela in solitudine, perché ha una panoramica speciale, ha un percorso molto tecnico e diciamo che è una salita che vorrei la mettessero dentro al Giro d'Italia. Infatti sto presentando il percorso anche all'RCS per vedere se è interessante per il Giro, a quale mi sembra di sì. Quindi sarebbe la parte del Trevigiano, partendo, sì, diciamo che è una salita inedita del Monte Grappa, si fa Monfenera, Tomba e Grappa, insomma. Ha un dislivello tra i più importanti in Europa, perché è un percorso di salita che ha dei tratti di discesa che poi vengono ad aggiungersi nelle altimetrie, pertanto alla fine è la più alta come salita in totale. Però più del Gavia. Più del Gavia, più dello Stelvio e del Mortirolo. Poi c'è l'ultimo percorso che bisogna essere un po' preparati, insomma. Lì è un percorso per chi è quasi a livello professionistico, e deve essere un personaggio preparato per fare quel percorso, deve sapersi alimentare, certo, deve sapersi dosare le energie, deve correre come un professionista. Ecco, alcuni ospiti che tu avrai, perché tu so che ci tieni parecchio su questa cosa qua. Bene, con questa Gran Fondo ho cercato anche l'occasione per rivedere i colleghi di un tempo.
Ho provato a sentire qualcuno per capire un po' come ragionano, pensando che hanno tutti i propri impegni. Il primo è stato Roger De Vlaeminck, il quale immediatamente mi ha detto assolutamente vengo a partecipare. Dopo di lui ho preso un po' più coraggio, ho invitato Giuseppe Saronni, anche lui è stato favorevole, poi ho sentito gli altri, Baronchelli, Visentini, Bertoglio, Marino Basso, e tutti sono disponibili. Moser anche, immagino. Moser senz'altro, perché anche lui ne organizza una e io andrò a fare la sua, certo. Perciò ci scambiamo le fatiche. Ilenia, hai sentito l'umiltà di quest'uomo, eh? Sì. L'umiltà. De Vlaeminck lo vede ancora come un faro. E diciamo che tu, smesso il ciclismo, hai fatto un'azienda che, insomma, è un'aziendina di tutto rispetto, Simone. Non è, cioè, insomma, è una bella azienda. È un'azienda che mi dà molta soddisfazione. Che oggi vede tuo figlio. Sta crescendo moltissimo, sta facendo... Non avrei mai pensato di arrivare al livello che sono arrivato con questa azienda. Diciamo che io ho invitato gli ex colleghi, anche perché quando correvo non erano solo colleghi. Io ero tifoso di De Vlaeminck, ero tifoso di Moser, anche di Merckx, anche se correvo in squadra insieme, ero nella stessa battaglia, però li vedevo come dei personaggi importanti. Ero un loro tifoso. Modelli. Cosa hai imparato? Io ti giuro. No, bellissimo, no, è bello, ma poi serve anche per i ragazzini che ci capire. Seguono. Perché un po' negli ultimi anni in effetti si è perso. Anch'io ho cominciato perché avevo un punto di riferimento nel ciclismo. Per me era Leontien van Morsel, che era la boss di 20 anni fa. Certo. Quindi ognuno di noi penso ha cominciato per un motivo, però negli ultimi anni ho visto che siamo andato un po' perso. No? È grave quello che ci sta interessando, Ilenia, io credo, anche Fracaro, credo, Simone, stiamo perdendo un po' la dimensione dell'appartenenza tra umanità, perché parliamoci chiaro qua. Ognuno pare che si debba fare penso, i fatti propri. No, ma penso che comunque è anche una questione di come il ciclismo, cioè l'evoluzione del ciclismo ha portato a questo, perché io ricordo quando si andava a vedere le tappe del Giro d'Italia 10 anni fa, 15 anni fa, nel ciclismo su strada, se si parla del ciclocross come era nel Super Prestige, non so, 20 anni fa, ragazzino, io mi ricordo, ero piccola, questa fotografia in mano, certo. Giravo e non c'era nessun problema, cioè il corridore ti faceva la firma. Certo. Adesso ci sono delle location, io 2 anni fa ero al tour e io che avevo il pass da giornalista facevo fatica ad andare a prendermi Matteo Trentin per fare l'intervista perché era tutto blindato. Sì, più sicurezza è giusto, però il ciclismo è sempre stato uno sport da strada. Se contatto. Tu vai a togliergli, vai a mettere 3.000 transenne, che poi abbiamo visto che anche 3.000 transenne comunque non tutelano, perché c'è stato un filmato che è andato sui social nell'ultimo mese della Ronda Effondrente, gara delle donne di Coppa del Mondo, dove c'è uno spettatore che ha mollato uno spintone, sì. Nonostante ci fosse la transenna, all'atleta che stava facendo la volata è andata per terra. Quindi comunque io dico sempre l'idiota di turno purtroppo ci sarà la sempre. La mamma degli imbecilli è sempre in esatto. Città. Però è anche brutto andare a blindare degli eventi in maniera così, che se tu non hai il pass, non vai da nessuna parte, devi vederli. A me ti dico la verità, delle volte. Fa pena vedere le persone. Fa pena sì. Vedere le persone arrampicate sopra le transenne. Hai ragione, hai ragione. Cioè, a me mi prende il cuore. Ci va un minimo di controllo, io lo capisco. Però il bello del ciclismo è stata sempre la vicinanza e soprattutto è stata curativa. Adesso mandiamo una bella intervista. L'abbiamo raccolta grazie anche a Christian Bomba. A Bisogna, perché lui lavora molto bene e ha sensibilità. Questa è una donna che ha passato l'inferno, perché voi sapete che quando si è depressi, io tante volte che col ciclocross le mamme che vanno in bicicletta, cerchiamo sempre di creare quel modello, perché sono tante donne, o anche perché partoriscono dei figli, hanno dei momenti che hanno anche delle carenze, bisogna avere anche un po' di rispetto e soprattutto, diciamo così, un occhio di riguardo per dare delle possibilità. E abbiamo visto anche nel ciclocross tante mamme che si sono messe in sella e hanno curato la loro, non diciamo depressione, ma perlomeno l'hanno in qualche maniera anticipata o l'hanno in qualche maniera diciamo ostacolata sul nascere, grazie alla bicicletta. E la bicicletta è riuscita a fare crescere, conoscere delle persone. Questa ragazza, che mi pare che abbia avuto
una disgrazia. È nata in una famiglia di questa setta religiosa che si chiamava i figli di Dio. I bambini, esatto. Giuliana praticamente ha una storia molto particolare ed è una delle autrici di un bestseller che è stato uno dei libri più letti negli ultimi anni. Che si chiama, mi pare, Never Without My Sister, quindi andate magari a cercare su Google, lo trovate. Lei è nata all'interno di una setta che è chiamata I Bambini di Dio, anche lì andate su Google e leggetevi cosa sono, e quindi ha una storia molto difficile, tremenda. E io sto leggendo adesso il libro perché spero di averla ospite a O Bianco o Nero, certo, per poter fare proprio una puntata dedicata. E lei viveva in un mondo particolare che non aveva nulla a che fare con il mondo nostro, completamente fuori da tutto quello che appunto succede a noi normalmente, era anche inconsapevole di quello che succede da, certo, noi, non aveva nessun tipo di educazione, non sapeva né leggere né scrivere, finché a 17 anni è riuscita a scappare da questa setta. Ha imparato a leggere, ha imparato a scrivere e poi ha voluto fare qualcosa per la sua vita. Una cosa che secondo me veramente bisogna avere coraggio per farla. Lei ha detto: io non so, un lavoro al momento sì, l'ho trovato, però devo dare un senso alla mia vita. Cosa faccio? Il giro del mondo in bicicletta. Ha fatto il giro del mondo in bicicletta, 26.000 km. Che tra l'altro mi raccontava Christian quando l'ha intervistata, e mi piacerebbe appunto averla qui per chiederglielo, no, è stato un caso quello della bicicletta, perché lei ha aperto il libro dei Guinness dei primati e gli è venuto questa praticamente pagina dell'uomo che aveva fatto il giro del mondo in maniera più veloce. Le ha detto: sì, c'è l'uomo ma non c'è la donna, voglio essere io la donna. Quindi ha scelto così, non era mai andata in bicicletta prima, e è diventata la più veloce a fare il giro del mondo. Da lì ha cominciato a fare le gare di endurance, quindi le 24 ore, e adesso in questo momento è una delle cicliste endurance più forti che ci sono al mondo. Incredibile, una storia fantastica. Via la clip. Giuliana Buring, tu sei nel Guinness dei primati come donna più veloce al mondo ad aver compiuto la circumnavigazione del globo in bici. Innanzitutto, come è nata questa avventura? Andare in giro del mondo era per caso. Infatti ho imparato la bicicletta quando ho deciso di andare in giro del mondo. Quindi solo 3 anni fa ho cominciato ad andare in bici. E poi ho visto che non c'era una donna che ha fatto ancora, quindi ho deciso che volevo essere la prima. Ma più per un'avventura, vedere se posso fare, se riesco a fare. Giuliana, tu hai detto: noi possiamo fare cose più grandi di noi stessi, la bici era il mezzo ideale per farlo? Sì, sicuramente, perché con la bici devi spingere con tutta la forza mentalmente e fisicamente. Giuliana, 152 giorni per l'impresa, 144 in bici. Cosa si pensa in quelle lunghe e interminabili giornate? Ascolti tanti libri e la musica. Hai molto tempo di pensare, quindi è difficile spiegare. C'è tanta emozione, tante cose anche brutte che devi passare. E quindi un'esperienza così ti cambia in qualche modo, sempre. Alla fine sei una differente persona, sicuramente. Giuliana, tu hai una storia molto particolare, hai scritto un libro che è un best seller. Possiamo dire che la bici ti ha aiutato anche? Sì, mi dà una sensazione di libertà, di forza, che posso fare tutto che voglio.
e mi piace, mi sento in pace quando sono sulla bicicletta. È una bella modo di imparare molte di te lo stesso, del tuo chi sei. Non solo sport, per te la bici è anche un modo per raccogliere fondi per la tua associazione, la Safe Passage Foundation. È una fondazione per i bambini che sono nati e cresciuti in gruppi estremisti, isolati, gruppi come le sette. Aiutiamo i bambini che vogliono uscire per entrare in società, avere un'educazione, anche se c'è qualche emergenza. Quindi è una fondazione principalmente per i diritti dei minori. I diritti fondamentali. Perché proprio la bicicletta endurance? Perché proprio la resistenza? Perché andare in giro del mondo devi no, prendi subito le resistenza, e quindi ho scoperto che posso andare molto forte anche mentalmente, posso andare per tanti chilometri, posso andare per sempre, quindi non è necessariamente la velocità, ma con resistenza devi essere più forte qua, soprattutto qua e dopo fisicamente. Ben rientrati in studio, amici di Scratch. Allora Simone, intanto abbiamo visto questa bella intervista che ci ha fatto capire il valore della donna e la donna quanto può essere forte, ma soprattutto quanto è forte il ciclismo, perché abbiamo sentito le storie di pettinare, le storie anche di ballare. Il ciclismo cura, punto. Il ciclismo è lo sport, io non lo chiamo sport, è una disciplina che cura tutte le persone, vero o non è vero? Ti fa affrontare cose anche nella vita di tutti i giorni che se non avessi fatto il ciclista non le avresti affrontate, Simo, parliamoci qua. Beh certo, nei momenti difficili preferisco sempre fare un giro in bicicletta per pensare bene le cose da solo e capire cosa devo fare. Perciò per me, forse è perché sono andato tanto in bicicletta, è l'unico modo che ho per concentrarmi, in bicicletta riesco a concentrarmi e a capire. Sì. Mi fa tanta rabbia le persone che ci hanno a morte con quelli che vanno in bicicletta. E ho tenuto proprio una conferenza e ne terremo un'altra, perché il 3 di maggio apriremo un'altra parentesi con un autore che è l'ex presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Giancarlo Ceruti, che presenta proprio lo spostamento antropomorfico, adesso non voglio esagerare, dello spostamento degli individui attraverso la bicicletta. Ecco, la bicicletta dà delle speranze, delle garanzie assolute, e anche i motociclisti o gli automobilisti, scalando sempre per forza maggiore nelle strade, devono avere il rispetto del più debole, ma soprattutto il ciclista non sta là, non sta inquinando. Sta facendo una passeggiata, non rompe le balle a nessuno, e i due minuti in più non è che ci raddrizzano la vita. I problemi veri sono altri, non è uno contro l'altro. Quindi smettiamola, perché io sono stufo, mi viene la pellagra, e quindi tutti quanti l'appuntamento. Intanto siamo dimenticati di dire una cosa importante, Simo, quando? Qua io vedo 5 luglio 2015, è proprio qua dopo il Giro d'Italia. Beh, 5 luglio c'è ancora del tempo. Di parte il tour? Per prepararsi, sì, è proprio la partenza del tour. Comunque abbiamo del tempo ancora per affinare bene le ultime cose. Avremo degli appuntamenti adesso con tutti i sindaci della zona per vedere se tutto è ok. Abbiamo già parlato con tutti comunque. Certo. Con qualche autorità politica, perché anche loro ci servono in qualche modo per la viabilità. Mi sembra che tutto stia andando bene. Ma noi ti terremo informati, i nostri telespettatori, non ti preoccupare. Garantiamo per lo minimo un minimo di informazione per questo evento. Poi dalla nostra abbiamo gli alpini che ci stanno dando una gran mano. E che li vedremo anche all'Aquila, per cui con la dunata. Adesso andiamo con un altro servizio, se non ti dispiace. È quello di sta gara sempre della Camelia. L'Internazionale d'Italia. Esatto.
continua la nostra partnership con Alcamedia. Abbiamo la terza prova degli internazionali d'Italia ad Annales. Via la clip. E con le immagini forniteci da Alcamedia siamo a Nalles per la terza prova degli internazionali d'Italia mountain bike. Gun Ritadale Flescia, abbiamo visto Eva Lechner parterre veramente de roi anche in questa terza prova degli internazionali d'Italia. Il percorso di Nalles è sempre un percorso molto bello, molto tecnico, uno dei migliori e più difficili di tutto il panorama nazionale. La vediamo però Gun Ritadale già davanti, lei che ha vinto anche la settimana scorsa in quel di Montichiari, nonostante l'età già 41enne, anzi 42enne, è lì davanti a batter le file. Subito dietro la vediamo la campionessa italiana Eva Lechner, che sta crescendo settimana dopo settimana e oggi è lì in seconda posizione a tallonare la norvegese pluricampionessa del mondo. Come vedete sta affrontando molto molto bene in questo tratto di discesa in single track. Nalles è veramente conosciuta ai più e ai ragazzi che praticano la mountain bike appunto per queste discese tra le radici. In terza posizione vediamo Linda Indergaard della Focus X Team, la svizzera. Quarta in questo momento Elisabeth Osl, l'austriaca del team Ghost. Ma Gun Ritadale ancora davanti e Eva Lechner sempre dietro, circa un minuto il distacco tra la norvegese. La vediamo braccia alzate, seconda vittoria in Italia nel giro di una settimana, è veramente ottima il suo momento di forma. Gun Ritadale Flescia, Multivan Merida va a vincere in seconda posizione, Eva Lechner team Colnago su Tirol. Quindi ecco, la vediamo Eva Lechner campionessa d'Italia, quindi in terza posizione Linda Indergaard della Focus X Team, la svizzera. Elisabeth Osl in quarta posizione, Ellen Grobe in quinta, Sabine Spitz in sesta, Adel Morat in settima, ottava posizione ancora molto buona per Chiara Teocchi Hydrodrain Bianchi, quindi ottima la sua prova, nona Anna Oberparleiter e decima Lena Putz. Questo il podio donne elite e con le immagini siamo già alla prova maschile, prova dedicata agli elite e under 23. Gerhard Geschbaumer in maglia di leader, Marco Aurelio Fontana, Florian Vogel, Manuel Fumic e via via tutti gli altri. Anche qui è interessante vedere come andranno i nostri azzurri in un parterre de roi veramente da gara internazionale. Florian Vogel anche lui prende subito le redini della corsa, ottima la sua partenza in seconda posizione. Lo vediamo Andrea Tiberi veramente pimpante dopo il podio della settimana scorsa in quel di Montichiari, protagonista anche qui in questa parte dell'internazionale d'Italia. Manuel Fumic, Sind Odre, Marco Aurelio Fontana, e sono questi diciamo i ragazzi che assieme a Gerhard Geschbaumer che stanno appunto alle spalle di Florian Vogel. Lo vediamo Manuel Fumic e Magna Cannondale, quindi Andrea Tiberi, Marco Aurelio Fontana, Gerhard Geschbaumer e via via tutti gli altri. Molto bene anche Luca Braidot, ragazzo giovane del team forestale che sta crescendo settimana dopo settimana. Florian Vogel però veramente da solo un minuto e 49 secondi sarà il vantaggio dello svizzero nei confronti degli atleti che lo seguono. Manuel Fumic in primis, assieme lo vediamo in questo momento a Marco Aurelio Fontana e via via poi tutti gli altri, Alvarez, Gebaumer, De Vogt, sono questi i ragazzi che andranno a completare la top 10. Passaggio tecnico anche per Manuel Fumic e Marco Aurelio Fontana, il duo della Cannondale assieme a Gerhard Gebaumer e Gerhard Geschbaumer. Ma eccolo qui Florian Vogel, lo svizzero team Focus, va a vincere anche la prova di Nalles, terza prova dell'internazionale d'Italia. In seconda posizione Manuel Fumic, Cannondale Factory Racing. Quindi Sink Odrey del Multivan Merida, Marco Aurelio Fontana, Luca Braidot e Andrea Tiberi, Gutierrez Alvarez, Alexander Gebaumer, Bart De Vogt e Gerhard Geschbaumer. Ottimo posto, insomma, vicino alla top 10 per Gioele Bertolini. Florian Vogel ha il trikot des führenden im internationalen Italian Cup hier in den
Ben rientrati in studio, amici. Un altro servizio ed è Mosè. Oggi, oh, mi pare, le sacre scritture qua. Prima parlo dei proverbi, ma di Mosè, basta si aprono le acque e siamo a posto. No, dimmi, Mosè cosa si è inventato di fare? Allora, la venerdì scorsa... Corratec. Sì, esatto, eravamo alla presentazione ufficiale del nuovo circuito che ha pensato e voluto Mosè Savignago della Corratec, aperto solamente alle categorie amatoriali. Si chiama V-Cup 2015, è un circuito di 5 tappe di gran fondo di mountain bike che va a valorizzare vari comuni e varie tipologie di percorsi all'interno della provincia di Vicenza. Quindi... anche là turismo? Turismo, anzi lì si è proprio fatto leva sul turismo perché è una manifestazione, una challenge aperta non solo ai tesserati, quindi a tutti gli enti della consulta, dalla FC all'ACSI, alla WISP eccetera, ma anche a chi non ha la tessera, quindi chi non ha la tessera può fare la cicloturistica e per una volta scoprire dei paesi che per me ad esempio Argesi erano sconosciuti, tipo Crespadoro, che non sapevo neanche dove era, e non vedo l'ora di andare a vedere dove è questo posto. Ed è stupenda, vero? Esatto. Allora, per il mondo dell'imprenditoria, parliamoci chiaro, quanto sono importanti i cicloamatori? Beh, se per il mio mondo, per la mia attività, sono importantissimi. Ma non credo solo in tutto il mondo del ciclo. Stanno crescendo vertiginosamente come sport, non solo in Italia, in tutto il mondo. Abbiamo addirittura negli Stati Uniti che stiamo facendo dei sondaggi. Sta crescendo esponenzialmente le iscrizioni alle federazioni, i gruppi sportivi e team, perché anche lì c'è una campagna per dare beneficio alle persone. Anche una campagna per la salute. Perché per la salute, sì, senz'altro. E io sono stato poco tempo fa, ad esempio, in Sudafrica e non ho mai visto tanto ciclismo come in Sudafrica. Forse in una certa zona dove sono stato io, i ciclisti che ho visto là battono le nostre zone, perciò il ciclismo sta crescendo in tutto il mondo anche perché è salute. C'è niente da fare, salute, concentrazione e antistress. E antistress. Quando arrivi a casa dopo una tirata in bici lo stress se n'è andato. E hai modo di vedere cose che con la macchina insomma non fai fatica, non c'è niente da fare. Cambia completamente il mondo. Cambia il mondo. Lo facciamo cambiare con questa presentazione? Andiamo. Apriamo la clip. Apriamo la clip. Te sei rimasto a casa, c'ero sì. Io. Via ecco la forza. Clip. Però apriamo la clip, è bella. Sì, come? Apriti o clip. Siamo con Antenore Scarpetta, rappresentante dell'ACSI. Antenore, questo circuito sotto l'egida dell'ACSI, aperto, lo ribadiamo ancora, a tutti gli enti, ma che assegnerà anche dei titoli importanti. Sì, noi del Comitato ACSI di Vicenza abbiamo visto veramente con molto entusiasmo questa iniziativa e cerchiamo di appoggiarla in tutte le maniere. Non a caso, ben 3 gare di questo torneo hanno come supporto dell'ACSI, nella prima, il 17 qua a Montebello, che è la finale del Giro del Veneto di mountain bike dell'ACSI. Poi abbiamo a Montecchio, che è il campionato triveneto della mountain bike ACSI, e l'ultima a Nogarole, dove ci sarà anche la finale del campionato provinciale di mountain bike. Il nostro comitato è molto vicino, sarà anche per noi una bella sfida, vedremo di organizzarci al meglio e speriamo che tutto vada bene. Siamo con Gianluca Peripoli, Sabisport. Gianluca, un'azienda che sta vicino a questo circuito e che ha voluto insomma scendere in primis in questa organizzazione. Sì, sicuramente l'amico Mosè mi ha coinvolto fin dall'inizio e Sabisport, vicino comunque allo sport, soprattutto vicino al mountain bike, al ciclismo e al running, non ha voluto mancare a dare una mano a questo evento, un evento bellissimo che coinvolge tutto il territorio vicentino e che sarà importante sia per il numero di partecipanti, che sono sicuro sarà elevato, ma soprattutto anche per far conoscere le bellezze del nostro territorio, che sono notevoli. Avete pensato anche a una maglia di leader, studiata grazie alle sinergie di tante persone, insomma per una volta anche l'amatore medio diventa protagonista. Sì, sì, è stato secondo me una bellissima idea questo, appunto mutuando quello che può essere l'esempio fatto anche in precedenza col Giro d'Italia o con grandi eventi. È bello avere questa maglia che appunto è venuta fuori dall'idea di Mattia Neri, di mia moglie, per
dare un significato anche a chi è il leader di tappa e quindi anche dare un significato un po' a tutto l'evento. È un qualcosa in più che ci voleva secondo me e sarà importante anche per qualificare ancora di più l'evento. Mosè Savegnago, oltre presidente di Coratec Kate, qui anche come in veste di organizzatore di questa V-Cup 2015. Certo, e allora da quest'anno abbiamo avuto un'altra idea, visto che eravamo poco impegnati con la squadra, di organizzare anche questo circuito per incentivare ancora di più la mountain bike nel nostro territorio. Speriamo sia una buona idea, come vediamo il riscontro è positivo e con l'aiuto di tutti quanti vedremo di ottenere un ottimo risultato per riuscire ad incentivare ancora di più questo. Poi ho la squadra, che quest'anno siamo oltre ai grandi atleti che abbiamo già come Thomas Pacagnella, Michele Casagrande, Serena Calvetti, Domenico Valerio e la nuova entrata Marco Ponta. Abbiamo deciso di fare un'ulteriore nuova entrata con un nuovo ragazzo molto giovane che viene direttamente dal Cile, quindi abbiamo anche un atleta straniero che si chiama Nicolas Franco Alvarez Abos, che è qui con noi e ecco, speriamo anche in lui come una nuova promessa del ciclismo della mountain bike. Franco, mi hanno detto che parli un po' italiano, poco, però io ho visto il tuo curriculum, insomma in Sud America ti sei dato da fare. Sì, ma parlo poi un po' l'italiano, ma prima devo ringraziare a Mosè, a tutti che sono insieme a lui, tanto al compagno di squadra che mi ha trovato quest'anno troppo bene, ma devo veramente ringraziare a loro perché mi hanno fatto sentire proprio in casa anche il suo Valleverde. Poi del risultato della Sudamerica, bueno, bisogna ancora più tempo qua all'Italia per abituarmi alle gare, però vediamo. Thomas, insomma, hai un nuovo ragazzo da insegnare la tua tecnica in mountain bike. Sì, beh, Franco è già molto capace in mountain bike, ha già fatto anche campionati del mondo, quindi ce l'ha la tecnica, deve un attimo trovare il ritmo qui in Italia che è leggermente superiore, però dai, se avrà voglia di faticare sicuramente il territorio lo aiuta ad allenarsi sia come salite che come tecnica, quindi speriamo una buona carriera perché è giovane, quindi io ormai sono al tramonto, mi dedico ad insegnare a questi ragazzi a divertirsi e ad allenarsi con fatica. Mosè, noi vi aspettiamo a Scratch per presentare tutta la squadra, però lo vogliamo ricordare, un bronzo già arrivato che l'ho commentato la settimana scorsa nel Team Relais. Nel Team Relais sì, ci siamo confrontati con i migliori team italiani. Purtroppo e per fortuna siamo arrivati terzi perché abbiamo dovuto combattere negli ultimi giri con il team TTC. I primi secondi sono un livello ancora superiore, il team Bianchi, il team della Forestale. Vedremo di cercare di metterci al passo con loro per i prossimi anni e riuscire a contrastarli magari combattendo proprio per il primo posto. Stefano Prodomini, 24 ore della Serenissima, oggi in presentazione hai fatto un bellissimo discorso, no? Questa sinergia non è un circuito ma è una collaborazione tra più organizzatori. Sì, è proprio questo su cui abbiamo puntato sia per la nostra gara della 24 ore che per tutte le attività che organizziamo in sinergia, perché vogliamo portare avanti proprio questo progetto di collaborazione. Noi vogliamo crescere come organizzatori e soprattutto coinvolgere il più possibile atleti e anche cicloturisti e atleti in generale di altri sport. Vogliamo assolutamente far cadere quei campanili che diciamo ci sono tra paesi, tra organizzazioni e tra società, proprio perché abbiamo visto che è l'unico modo per creare un qualcosa di oggettivamente utile alla comunità e al territorio. La tua gara, vogliamo ricordarlo, insomma una delle gare storiche perché per quanto riguarda le 24 ore, il long distance, quando si terrà e soprattutto quali sport quest'anno ci saranno oltre alla mountain bike? Sì, allora quest'anno la manifestazione che è sempre Festival Endurance si terrà il 3, il 4 e il 5 luglio.
La gara di mountain bike 24 ore della Serenissima si terrà il 4, si partirà il sabato 4 alle ore 12 da Barbarano e si concluderà domenica alle 12. Poi avremo altri 7 sport in contemporanea, 24 ore su 24, abbiamo la 24 ore di tennis, la 24 ore di bike and walk, abbiamo la 24 ore di calcio a 5, il beach volley e poi abbiamo introdotto, non è una 24 ore ma ci piace pensare che possa diventare uno sport, una staffetta cavallo, bici e podismo che si terrà sempre su un circuito collinare di 7 km proprio a Barbarano, tra Barbarano e il paese di Mossano e ci darà la possibilità di far provare anche questa disciplina a bambini e anche ad adulti. Diciamo che anche quest'anno il nostro obiettivo della 24 ore è quello non tanto di creare agonismo, ci interessa, è anche Coppa del Mondo AXI e ringraziamo l'AXI per averci dato questa possibilità, però per noi la cosa più bella è vedere questo accampamento di persone che si aiutano, che si danno una mano in tutto, dalle cose tecniche alle cose diciamo così prettamente di amicizia e di convivio. E quindi per noi la cosa bella anche con l'amministrazione di Barbarano è aver trovato questo equilibrio con la gente e aver trovato anche il riscontro sugli atleti che vengono ormai da 5 anni, questo è il 6° che organizziamo, per cui la soddisfazione è questa. E poi vedere che riusciamo a muoverci su altri fronti come questo della V-Cup che è per me fondamentale. Io continuo a non chiamarlo circuito, è una collaborazione e a me piace questo. Grazie a voi. Porte basculanti, chiusure sezionali, serrande, cancelli estensibili, chiusure tagliafuoco. FIS, la qualità e le eccellenze di un marchio prestigioso. FIS, una stretta di mano che dura da 40 anni, in via Campania 164 a Galliera Veneta. I radiocomandi REN Device sono progettati con elettronica digitale di ultima generazione, a basso consumo ed altissima affidabilità nel tempo anche in caso di urti o cadute accidentali. REN Device, i controlli di sicurezza, sono affidati a microprocessori in costante comparazione reciproca, codice univoco di codifica e sofisticati controlli digitali dei dati trasmessi, con protocolli di trasmissione brevettate che conferiscono al radiocomando una sicurezza superiore alle più severe normative internazionali. I radiocomandi REN Device sono insuperati per design ed ergonomicità. REN Device, radiocomandi industriali utilizzati per gru, carroponti, mezzi idraulici e cingolati, automazione di ogni genere. REN Device, impulsi d'autore. Epoca, prodotti certificati per la casa, l'industria, il giardinaggio e l'agricoltura. Epoca, diamo vita alla tua vita. Centro Servizi Autofficina Sandri, specializzati in autodiagnosi elettronica con tecnologia filoscopica per accensione. L'autofficina Sandri si avvale di tecnici altamente specializzati e attrezzatura all'avanguardia che consentono servizi per il mantenimento dei perfetti protocolli di sicurezza del tuo autoveicolo. Esperienza e affidabilità, Autofficina Sandri, il tuo veicolo in buone mani. L'autofficina Sandri la trovi in via Nazionale 120 a Belvedere di Tezzi sul Brenta e anche a Bassano del Grappa in via Schio 5, laterale di via Pecori Giraldi.
Good morning, I'm Björn Lökmas. Nuova camper Marostica, specializzata nella costruzione di camper semi-integrali, autocaravan in vetroresina, uffici mobili, ambulatori e mezzi speciali per disabili. Nuova camper Marostica, serietà e affidabilità in un mix di professionalità, eccellenza e competenza nella costruzione del tuo camper. La nuova camper Marostica controlla gratuitamente il tuo impianto a gas curato da professionisti autorizzati. La nuova camper Marostica la trovi a Sandrigo, in provincia di Vicenza, via Leonardo da Vinci 17. Visita il nostro sito www.campermarostica.it. È stata la sede del CONI a Roma ad ospitare la presentazione del 70° Gran Premio della Liberazione, il mondiale di primavera per corridori under 23, in programma sabato 25 aprile sul tradizionale circuito delle Terme di Caracalla. I valori della resistenza e della liberazione rendono questa corsa unica al mondo perché fortemente legata al tessuto sociale, alla Costituzione italiana, alla storia di un paese come l'Italia in cui la bici ha avuto un ruolo spesso fondamentale nella lotta per la libertà e nell'affermazione dell'importanza del principio della coesione pacifica tra i popoli. Il 70° Gran Premio della Liberazione, 21° Trofeo Lazzaretti, iscritto al patrimonio storico della primavera ciclistica, sarà organizzato quest'anno da Cicli Lazzaretti. Settantesimo Gran Premio Liberazione, 21° Trofeo Lazzaretti, veramente questa è una scommessa fatta col cuore. Veramente sì, col cuore ma con tutto ciò che comporta la passione del ciclismo, che per quanto mi riguarda sono 40 anni circa che sono nelle organizzazioni, nel commerciale e nell'agonistica. E è una scommessa tra virgolette, perché il mio amico dice sempre
non ci sono problemi, ci sono soluzioni. E noi le abbiamo avuto con questa massima, siamo andati avanti e porteremo avanti questo Gran Premio di Liberazione nel migliore dei modi, in modo che gli anni che verranno diventerà sempre più grande. Non solo una classica monumento del calendario italiano, non solo il mondiale di primavera, tutta una serie di eventi che vanno dai bambini agli amatori. Sì, abbiamo visto tutto, sono due giorni pieni di manifestazioni a partire dalle 9 del 25 con gli esordienti, subito dopo l'Under 23, ossia la classica GPL, dopo ci sarà i giovanissimi e una Criterium. Il criterium vuol dire ruota fissa, ossia abbiamo toccato tutti diciamo così, gli sport del ciclismo. E il 26, il giorno dopo, ci sarà una crono per cicloamatori e si concluderà la giornata del 26 nel pomeriggio. Il ciclismo a Roma, io farei 365 giorni l'anno, il ciclismo è questo, è il volano dell'evento che poi manda tutti quanti in bicicletta. Qui c'era, adesso con l'assessore Masini stiamo parlando di mobilità urbana, e qui abbiamo la corsa più importante d'Italia, dei giovani, che rischiava di morire perché nessuno riusciva in qualche misura a portarla avanti, e sembrava anche quasi che fosse ormai un fatto compiuto. Ecco, non è più possibile arrivare all'ultimo giorno come quest'anno, ben venga Lazzaretti, Gran Fondo Roma ha fatto solo il suo piccolissimo dovere, ci mancherebbe che non faceva neanche questo, speriamo il prossimo anno che non si parli più dell'ultimo Liberazione, ma progettiamo i prossimi 10 Liberazioni. Gigi Sgarbozza, partiamo dalle origini, innanzitutto lei ha disputato il Gran Premio Liberazione. Infatti l'ho disputato nel 66, sono arrivato quarto, sono arrivato con i primi, siamo arrivati un gruppo di circa 50 corridori, non alle Terme di Caracalla come si conclude quest'anno e da qualche anno, ma bensì nel quartiere Montesagro a Valmelaina. Direi che ho sfiorato la vittoria perché ho perso banalmente per una buca di 200 metri dall'arrivo in piena volata. Come si vince il Gran Premio Liberazione? Un consiglio da dare ai ragazzi che parteciperanno alla 70ª edizione? Bravo Cristian, questa è una domanda molto intelligente. Il Gran Premio della Liberazione apparentemente sembra un percorso facile, ma non lo è, dal momento che presenta tutti questi strappi, 300-400 metri, massima altitudine 40 metri, ripetuti più volte, dove bisogna rilanciare spesso l'azione, ma soprattutto gli ultimi due chilometri sono i più insidiosi. Viale Giotto inizia una salita di circa 700 metri, termina a un chilometro dall'arrivo. Lo vince chi? Lo vince il corridore che sa leggere bene la corsa. Non bisogna spendere prima, non bisogna spendere energia in partenza, energia a metà percorso, bisogna riservare tutte le energie per l'ultimo giro. Gigi, parliamo del percorso, siamo al centro del mondo, al centro della storia. Ma veramente è un percorso affascinante perché c'è la storia di Roma in quelle zone in cui si svolge la corsa, sono questi 6 chilometri che richiama le Terme di Caracalla, richiama tutti quei grandi parchi, sfiora il Colosseo, la Piramide, insomma posti che hanno fatto la storia di Roma. E come dicevo un percorso impegnativo perché non si raggiunge una media oltre i 40-41, massimo la media record è stata 42 km orari, è un percorso difficile perché a volte il corridore che magari subisce una foratura per rientrare è molto difficile, quindi il corridore che fora può essere già tagliato fuori dal pronostico perché per rientrare bisogna inseguire per 10 km, dare tutto, fermare la squadra, e quindi potrebbe influire questo il risultato finale, per cui è un percorso adatto a corridori scattisti veloci. Uno tra tutti
Matteo Trentin, che nel 2011 si è imposto nel Gran Premio della Liberazione. Prima di questa gara lo conoscevano pochissimi. Ebbene, questa gara gli ha aperto le porte del campo professionistico. Abbiamo visto la carriera che sta facendo in questo momento Matteo Trentino con la Etics Quick Step, la squadra di Cavendish e di Bonen, un grandissimo corridore. Settantesima edizione che ci riporta anni passati di una iniziativa che appunto nasce proprio immediatamente dopo la Liberazione, che a me personalmente fa tornare in mente la storia delle staffette partigiane, delle due ruote nella Resistenza, delle tante donne che portavano al repentaglio della propria vita volantini o messaggi importanti da una parte all'altra, nel nostro caso della nostra città, ma in tutta Italia. Pertanto un appuntamento importantissimo al quale teniamo molto, al quale siamo vicino in tutte le maniere che possiamo, anche nei momenti diciamo non stupendi dal punto di vista economico, ma riuscendo a trovare una sinergia tra le varie città nazionali e cittadine per sostenere questa importante iniziativa. Pertanto un pieno sostegno a due ruote che fanno pensare a tempi lontani ma che sono sempre attuali. There is freedom within, there is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead, many battles are lost, but you never reach the end. Presidente, 70 anni di storia, questo è un patrimonio della città di Roma, della Federciclismo, ma soprattutto di tutto lo sport italiano. Eh sì, è stato bravo, ha detto le cose che contano. Complimenti, perché è una città in cui abbiamo una maratona che cresce, un torneo del Sei Nazioni di rugby che oggi è un vanto organizzativo, stiamo per partire con gli internazionali d'Italia di tennis, con il concorso ippico di Piazza di Siena, il Sette Colli, la pallavolo e il beach volley che ormai sono in pianta stabile nel tour mondiale, e 70 anni di una manifestazione di questo livello è sicuramente qualcosa che accresce la nostra capacità sportiva del paese, ma locale anche come Roma, dimostrare di saper organizzare eventi sportivi. Quindi non posso che essere contento di essere stato qui, di averci messo la faccia e dare la testimonianza del mondo dello sport. Naturalmente tutti gli sport sono importanti, vogliamo fare un elogio della bicicletta, uno sport e uno strumento che lei ama molto? Sì, sono di parte, per cui sarebbe troppo facile. Sono uno che peraltro ha avuto sempre interesse nel mondo dell'automobile, ma si devono conciliare questi due settori, e anzi l'ideale è avere una città in cui ci possa essere il massimo rispetto di chi va in bicicletta, al tempo stesso diciamo la capacità di chi ha un'automobile di non avere spesso dei servizi. E viva la bicicletta. È bello quando un evento sportivo si lega così strettamente alla storia di una città come Liberazione. Sì, credo che insomma nel mondo ci sono situazioni difficile paragonarle, difficile confrontarle, però credo che la Liberazione a Roma onestamente sono un binomio abbastanza, non solo ovviamente inscindibile, ma abbastanza più unico che raro, e di questo noi ne siamo orgogliosi. Amici di Scherzi, siamo proprio in chiusura, sforiamo sempre. Allora, settimana prossima abbiamo qua molto veramente Zappacenere, e forse non svegliamo nulla, un ragazzino che sta facendo grandi cose. Yes. Non svegliamo nulla. No. Allora, il polso della situazione voglio sapere con i social, che io non ci vado d'accordo, come sta andando?
No, noi stiamo andando molto bene, insomma... Come fare lo sboro e voglio far capire tu, che sono tutto io. Tu devi farti l'account di Twitter, che sennò è normale che nessuno ti scriva. Ma a me quando sento dire cinquetta, insomma, sono l'antica. Insomma, lo so, già... però comunque insomma, sono soddisfatto. Sono dimagrito? Sì, dai. Grazie. Siamo poi in chiusura, eh. Allora, Simone Fraccaro, GSG, a Storica, verrai ancora a trovarci perché noi ti aspettiamo. Dipende da voi. Come dipende da noi? Tu qua, io dico sempre, mi casa, è tu casa, quindi problemi allora, zero. Allora ci saremo. Ecco, bisogna portarla avanti perché credo che sia una di quelle occasioni, la Storica, per poter andare a vedere i percorsi della Grande Guerra. Io ne ho testimonianza perché dicevo che alcuni anni fa abbiamo fatto un documentario che portava dalla Recoaro Terme tutta la parte ovest, che portava fino al Monte Grappa della Grande Guerra, ma anche della Seconda Guerra Mondiale. Chiaro, la Prima Guerra Mondiale fu veramente cruenta, dove proprio il sacrificio fu sul Monte Grappa, perché là si immolarono i soldati per contrastare l'avanzata austriaca. Ed è pur vero che quando andarono sul Piave, oramai fiaccati e decimati gli austriaci, nulla poterono con la nostra controoffensiva, ma il grosso della battaglia, e quella battaglia fu veramente fatta dai martiri, fu proprio sul Monte Grappa, il monte sacro alla patria. E soprattutto là ci sono delle scenografie esageratamente importanti, pensate soltanto sulla parte dove c'è un crocifisso, c'è un memoriale, e là il declivio sottostante ci sono dei crateri. Bene, a me vengono i brividi ogni volta che io racconto questa storia, perché quella è la ultima fotografia dell'ultimo istante della Grande Guerra. È da brividi, ma è da andare a visitare, perché la nostra storia, e l'uomo senza storia chiaramente non ha futuro. Quindi con questa puntata è proprio tutto. Per chi volesse seguirci con O Bianco o Nero, l'appuntamento è per il lunedì alle ore 20 sul canale Italia 159. Per Screzzi settimana prossima non perdeteci, perché insomma abbiamo anche la Tillement, insomma prova e Coppa del Mondo da far vedere, quindi insomma tante belle cose. Grazie Simone Fraccaro e soprattutto viva la Storica. Screzzi vi è stata offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man.